I can really shake 'em down, down, down. Get on down, baby, get on down. Get on down, baby, get on down. Ciao a tutti ragazzi, sto depresso però. Vabbè, comunque benvenuti in questo nuovissimo video da DJ98, giochiamo FIFA World e siamo in questo ennesimo episodio, insomma, anche quale. Continuiamo con il nostro Ultimate Team, con questa rosa di merda, ma lasciamo perdere comunque. A causa perché, come sapete, i contratti non li ho più e quindi ho urgentemente bisogno di guadagnare crediti e di avanzare di livello. Quindi facciamo un Ultimate Team stagione online. Se perderò questa partita, mi dedicherò al singolo perché devo guadagnare urgentemente qualcosa. Allora, ricerchiamo subito un giocatore. La mia squadra fa schifo, fa schifo in tutti i sensi. Forse l'attacco se la cavicchia, ma comunque fa completamente cagare. Abbiamo questo avversario, vediamo un po' la sua squadra. Che cavolo. Oh, ma se babbo, vai mo. Guardate l'attacco. Due centrocampisti in attacco. Piqué, Miranda in difesa. È persa. È persa. Cioè, no, la difesa è impenetrabile, l'attacco, quel Welb McLons, come si chiama, scatta. Il portiere, 71. Ciao. Ok. L'ultimo episodio sicuramente te perderò, perché comunque ci siamo messi stramalissimo. Allora, iniziamo subito, senza perdere tempo. Iniziamo a deprimerci, a godere lo schifo per chi sta guardando. Allora, mi sta dando sui nervi anche FIFA World, perché è un gioco strabuggato. Dove va? Se vuole perdere tempo, so cavoli suoi, cioè, non è che ti posso fare... Oh, vai tu, fai i passaggi per perdere tempo, Fai il tiki-taka, No! Per pochissimo. L'ho pure passata. Allora. Attenzione! No! Gol mangiato! Cioè, non lo... Pazzesco! Dov'è Piqué? Tutta colpa sua. Anche se non c'era colpa sua. Ho perso il controllo del giocatore, ma dai! Ok. Perché mi cambia... Cioè, io sto... Ma non lo so. Il giocatore che sta 300 km lontano dalla palla prende il controllo su di lui. E questo è un altro degli assurdi bug di FIFA World. Oh mio Dio. Dov'è il Nigga? Se deve andare. No, non è può essere. Madonna. Sono lentissimi a passare i miei. Lentissimi. Oh mio Dio. Si sono ammazzati tra di loro. Hanno congratulazioni, cioè. Questi mo avanzano. Sono partiti col tiki-taka, poi hanno detto, ma questo forse è un po' fortino, cosa che non è. E allora attacchiamo, facciamo un gol, dopo questi sicuramente, se fanno il gol, che lo fanno quasi sicuramente, se ne stanno alla difensiva a trollare, a trollare. Oh, madonna, nelle chiappe. No, il lag era... Oh no, 50 fps la connessione... Ma strano, perché la mia connessione è buona. Connessione dell'avversario. Guardate il lag. Sì, ciao, vai, mo. Allora, portiere. Raga, il lag non è dovuto a me. Io gioco a 40-50 fps. È colpa dell'avversario. Infatti, se io sfido qualcuno con la connessione buona... Cristofano. Oh, attenzione, ok. Oddio! Vuoto! Cosa? Non ci posso credere, mi sono mangiato il secondo gol di questa partita. Il lag, ragazzi. No, vabbè. La connessione schifosa del mio avversario è una cosa... Ti decidi a tirare, trollo?
Ma lo fa apposta. Ah. Cioè, questo vuole perdere tempo. Vabbè, a parte io che marco in una maniera fantastica. E il lag è... Che è successo? Ah, finito il primo tempo. È 0-0 contro Basalt. È una squadra che trolla. Il lag, ragazzi, questo gioco è un gioco praticamente schifoso. È ottimizzato, non è ottimizzato per niente, perché lagga soprattutto nell'online, ma lagga non lo so, perché io il contatore di FPS va a 40, ma no, volevo fare tunnel. Guardate, io ci gioco con questo lag, ma veramente non è colpa mia. Fate una raccolta fondi per l'Electronic Arts di ottimizzare questo gioco, gli aggiornamenti, ragazzi, di questo gioco, come se stai sul deserto. È come se stai sul deserto, non c'è aggiornamento. Hanno pubblicato il gioco, uno o due aggiornamenti, ma non so manco se li hanno fatti veramente gli aggiornamenti, eh. E basta. Abbandonato la... Sì, vai. sì, bravo. Tu sì che sei tutto sulla vita. Bravo. Bravo, bravo. La prossima volta fai così, no? Così almeno... Ok, riandiamo. Ripartiamo. Può essere ancora mia. Può essere ancora mia. Può essere ancora mia. Ed è mia. Era mia. No, raga, il lag. Ma fottuta connessione dell'avversario. Io voglio conoscere questo. Li vado sotto casa, lo invito a cambiare connessione. Io vado fluido. Quindi senza che si trovate le scuse. Spazza! Coglione, dove spazzi? Oddio. Ma perché? Ma mi chiedo perché? Vabbè, non ho parole, veramente. Dove no, ho tirato il pezzettino avanti. Perché quello si sta immobile? Questi stanno sull'offensiva, eh. Occhio, eh. Oddio, che lag, non ho visto che è successo. Madonna. Oddio, cavolo. Sì, ciao. Ma tu stai completamente fuso. Cioè, mi fai fare calcio da... No comment. Oh, no, dai, c'era l'opportunità. Oddio, sgambettamento. Ehi, no, oh, grazie zio. Che cosa? Guardate quello che è andato in porta. Guardate quanti gol rimangiati, guarda. Una squadra più nabba dell'altra. Oddio, questo è probabile che tira da lontano e fa pure gol, avendo un portiere merdina. No, ok, non tirerà mai, non farà gol mai da lontano. Ok, mi sono tolto questo dubbio. Come corre. No, sono facilmente, ma trollano, cioè non si sa come è un giocatore nuovo. Oh, per un momento si è fermato tutto. Sì, grazie. Fine secondo tempo. Va bene, ragazzi, allora la partita finisce con 0-0, con un 100% di lag dovuta a questo gioco ottimizzato di merda. Comunque, se volete continuare, intanto mi guadagno tutto. Se volete che continui a fare questa serie, potete lasciare un like, condividere il video per farlo conoscere ad altri amici. Mazza, due punti troppo. Comunque, ci vediamo al prossimo video, sperando di vincere.
meglio, tipo 1-0, giusto per fare 3 punti. Ci vediamo alla prossima del G per 98, questo è tutto.